video vi faccio vedere come realizzare un bracciale bellissimo che ho inventato, davvero spettacolare, che ho inventato appunto è questo qui, il bracciale in questione, che già avrete capito. Io ho cercato di realizzarlo, quindi di più colori, quindi di più come, ho abbinato più colori perché appunto vi voglio far vedere l'effetto. Allora, non metto a fuoco, ok. I colori che ho abbinato appunto sono diversi, ma la bellezza di questo bracciale è che da una parte è così e non rende per niente, ma è molto più bello in realtà. E da questa parte è così, cioè da questa parte è un single fishtail, da questa parte è un triple fishtail, quindi è davvero un bracciale a doppia faccia, è meraviglioso e appunto l'ho inventato con questo telaio qui. Allora, questo è un telaio straparlatissimo su internet, che si dice sia un telaio meraviglioso, si può fare tutto quello che si può fare in realtà con il telaio, quello grande, costa una cifra inabbordabile, costa, se lo trovate, se volete quello originale su eBay, costa 30 euro, una cosa incredibile, e viene dalla Cina oppure dal Regno Unito, ma dal Regno Unito ci sono le spese di spedizioni tipo 25 euro, non mi va di andare a spendere 60 euro per una macchinetta di plastica del genere. Perciò sì, si può fare ovviamente anche con il telaio normale, ma vi faccio vedere la particolarità, che praticamente tutti i telai, ora non ho il telaio normale a portata di mano, che praticamente tutti i pioli, se dovesse mettere a fuoco, gentilissima, oltre il piolo rotto qui, tutti i pioli sono rivolti verso di te, perciò tu non devi stare 5 ore a cercare di mettere l'uncinetto, e funziona solo con l'uncinetto originale, perché quell'altro è troppo... Non ci riesco a prenderle. Non devi stare 3 ore a cercare di inserire l'uncinetto qui. È semplicissimo, lo inserisci qui. È davvero meraviglioso, minuscola, piccolissima da portare in viaggio. Guardate, io me l'immagino più grande, vi dico la verità. È minuscola. Cioè, quanto è il mio polso? Il mio polso è minuscolo, ecco. Immaginatevi il polso. Il mio polso è davvero piccolo. Io ho le mani molto sottili, molto fine. E è davvero... Sarà minuscola. Iniziamo subito il tutorial. Vi serviranno degli elastici. Io, dato che sono in fissa con le colorazioni, queste qui, ho scelto il turchese spettacolare, ovviamente. E l'oro preso su internet, su eBay. Semplicissimo, basta che scrivete gold, gold bands for volume e ve lo do subito. Questo qui si chiama Monster Tail. Vi metto nelle informazioni del video tutti i link d'acquisto di questi prodotti, quindi se vi interessa, sì, li potete trovare là. Iniziamo subito con il tutorial di questo meravigliosissimo bracciale strabello. Vediamo. Ok. Io zoomo così perché secondo me è giusto così. Inizio col prendere un elastico azzurro e andarlo a girare in questo modo, come se dovessi fare un bracciale normale. E lo vado a girare in questo modo, cosa estremamente semplice. Ora vado a prendere come si chiama? Un elastico, scusate, dorato, e lo vado a mettere a triangolo, così. Ora prendo il mio uncinetto e vado a girare prima questo elastico qui, poi vado a girare questo elastico qui, quindi vado, sì, vado semplicemente proprio a girare, e ora vado a girare qui. Quindi non ci riesco, mi è volato l'elastico, avete visto? Aspetta, forse è meglio che faccio più velocemente con le mani, perché l'uncinetto io cerco di essere messa comunque a fuoco e guardo la telecamera, quindi con l'uncinetto faccio cose un po' così e non vedo neanche io quello che faccio, e quindi mi è più semplice, ecco, con le mani. Scusate se non ero perfettamente a fuoco, di fare questo. Ovviamente c'è una zanzara che mentre faccio il video mi stava pizzicando. Ok, ora metto giù e prendo di nuovo un elastico turchese, quindi elastico turchese, e lo vado a prendere. Vado a prendere il mio uncinetto, vado da questa parte e prendo l'ultimo elastico. Davvero è semplicissimo questo bracciale, a vederlo sembra molto difficile, e vado a fare la stessa cosa da questa parte.
una delle cose più semplici al mondo, diciamoci la verità. Ora vado a prendere un elastico gold, mi viene, un elastico oro, ecco. Scusate, ma io qualche volta mi inciampo con le parole. Inciampo, nuovo termine. Bene, ok. Scusate, metto bene questo elastico qui e vado a prendere ora l'elastico oro, che ovviamente si è incastrato con l'elastico, ok. Vado a prendere l'elastico oro da qui. Prima da qui, vabbè, ovviamente potete fare da dove volete voi. Poi da qui e infine, semplicemente da qui, quindi dall'altra parte. Ora spingo in giù, prendo un elastico turchese e continuo. E praticamente vi dovrebbe venire questa cosa. È davvero un bracciale meraviglioso, io lo adoro. E io lo continuo a realizzare, poi ci vediamo probabilmente domani perché adesso stasera io sono stanca con il bracciale già realizzato, quindi faccio l'ultimo passaggio, semplicissimo. Poi ovviamente mettete gli elastici normali, ok, e continuo così, eccolo qui, sta qui sotto, come potete vedere, sta qui sotto. Io spero di andare a essere fuoco, insomma, ma poi a me dà fastidio vederlo così. Se no, infatti, così è più semplice per voi vederlo così. Però a me viene più semplice vederlo così. Però vabbè, ok. Ci vediamo quando il bracciale è pronto. Ok, dopo circa un giorno, due forse, perché non ho avuto assolutamente tempo di registrare, quindi non ho avuto tempo di completare il mio bracciale. Ho finito di realizzare il bracciale, ora ve lo mostro, è meraviglioso, almeno a me piace tantissimo, poi con questo tono dell'oro è molto bello. Ora ve lo giro un pochino perché mi dà fastidio sinceramente così. Ora cosa devo andare a fare? Devo andare a prendere un elastico oro, perché spetta all'elastico oro, e vado a prendere gli elastici oro che stanno sotto, come è giusto che sia, insomma. Però, ok, non so se ero inquadrata, scusate in caso, però ora vado a prendere anche quelli turchesi, perché poi tenermi due elastici su due elastici è un po', insomma, casina, un po' ti incasina un po', quindi prendo l'elastico e lo metto qua e prendo anche l'elastico turchese, l'altro elastico, quello che sta dall'altra parte del piolo, e lo porto qui sopra. Ora tiro, perché a me dà fastidio non tirare quando ho finito di realizzare un bracciale, e porto tutti gli elastici che stanno sui diversi pioli, li porto solo su un piolo. Io ho scelto questo qui perché è quello più semplice da, tra virgolette, rintracciare da tutti, cioè da per metterci tutti gli elastici in questo modo. Ora vado a prendere appunto il mio gancetto e mano a mano, ok, li ho presi tutti. Ora levo e è questo. Sì, ah, scusate qui ovviamente, però io ho sbagliato. Insomma, mi sono scordata che dovevo tirare un elastico, quindi ho tirato un altro diverso. Però io vi faccio vedere la parte questa qui, perché è quella che rende meglio dalla telecamera, perché questa qui è troppo. Insomma, ci stanno le mie dita. Ecco questa qui. Però è uguale dappertutto, eh. Vedete? È molto bella. Ora praticamente lo vado a chiudere e come sempre, perché questi braccioli col Monster Tail mi vengono sempre troppo grandi, come sempre lo vado a chiudere così, nello solito modo. Lo vado a indossare e ve lo mostro. È meraviglioso, come potete vedere è molto grande, cioè è grande, è davvero bello e mi piace tantissimo. E niente, ma perché andavo al Rallentbee? Avete visto pure voi? Allora, niente, perché ho zoomato tantissimo? Perché di zoomare io zoomo. Spero questo video vi sia piaciuto. Appunto, vi lascio nelle informazioni del video il link per acquistare questo oggettino qui. Io l'ho acquistato questo qui dall'AliExpress, ma dato che si è rotto il piolo, ne ho comprato un altro su eBay. AliExpress è un sito veramente di cui ci si può fidare.
A differenza di quello che dicono tante persone, però io mi ci fido sinceramente e non ho problemi con AliExpress, cioè, penso sia un sito, cioè i venditori sono abbastanza gentili, ecco. Io mi ci fido di AliExpress, ho voluto acquistare da eBay perché, non lo so, è raro che acquisti io da eBay perché preferisco acquistare dai siti proprio, cioè non in cui vendono più venditori, ma in cui c'è solamente un'azienda che vende. Niente, questo è il tutorial, spero vi sia piaciuto, è un'invenzione semplicissima che davvero ho voluto condividere con voi perché è spettacolare. Quindi, cioè, avrei tipo 3.000 video da fare in sospeso, ma questa è proprio, mi è piaciuta talmente tanto che appena l'ho inventata l'ho fatta subito. Spero il video vi sia piaciuto e niente, al prossimo video, ciao!